Jasmine Trinca. Allora, Ida Ramundo, vedova Mancuso, così viene presentato, no? Il tuo personaggio. E innanzitutto, che sforzo, che fatica, che lavoro hai fatto per approcciarti a un personaggio del genere in un romanzo popolare così monumentale, così importante? Beh, è stata una trasformazione profonda, però devo dire piena di amore, di voglia, perché insomma il romanzo della Morante per me è stato insomma uno dei libri più importanti della mia vita, e questo lavoro qua di trasporlo per come un film, insomma, mi sembrava un progetto molto coraggioso, devo dire, e quindi ho provato a entrare dentro il personaggio di Ida, che è una donna molto timorata di sé, con grande adesione, senza voler fare più di quello che invece già è nel racconto, e penso che anche la possibilità di sviluppare il personaggio per tutto questo tempo, abbiamo girato 6 mesi, mi ha aiutato un po' a renderlo più carne. Possiamo un po' dire il personaggio della vita? Capita magari non solo uno nel corso, sì, di una carriera, ma ci sono quei 2 o 3 personaggi. Sì, no? Sì, sicuramente non solo è un personaggio, è un racconto straordinario, quindi sono veramente molto felice di averlo fatto, ma non lo dico per dire, lo dico perché veramente è un, sì, un racconto. Eri appassionata già da prima, no? Sì, è un racconto che mi risuona molto. E risuona molto anche nell'attualità le tematiche che vengono trattate, perché insomma alle porte dell'Europa abbiamo 2 guerre, neanche una, dove c'è gente che vive quello che ha vissuto Ida, no? Nella storia. Sì, che vive e che muore purtroppo. E, penso che sia anche importante in qualche modo il cinema, questo lo fa senza che ce ne accorgiamo quasi, no? Di portarci a entrare in empatia con delle storie che magari altrimenti, se recepite così in un telegiornale, no, ci lasciano più alienati, più distaccati. Invece riuscire a dare un'identità alle persone che poi la guerra la subiscono, credo che sia un passaggio importante anche per avvicinarsi emotivamente alla tragedia della guerra. Senti, ma tu da appassionata, immagino che oltre ad aver letto il libro avevi visto anche la serie precedente, insomma, girata da Comencini. Non hai avuto l'incombenza, insomma, del confronto con Claudia Cardinale, che insomma, no, quella non è proprio... comunque, però posso dire che, diciamo, proprio per grande timore, ho preferito non guardare l'opera di Comencini con la Cardinale. E poi l'ho guardata successivamente, e quindi in qualche modo mi sono salvata. E quindi poi che differenza hai trovato tra le 2 interpretazioni? Tutta un'altra cosa, insomma, veramente un'altra lettura, però insomma, meno male non l'ho fatto uguale. Sono una grande ammiratrice. Esatto. Senti, e poi questo, tra i tanti temi che vengono affrontati, cioè appunto quello di questi che sono proprio gli ultimi, no? Quindi degli ultimi che subiscono un po', che cercano di andare avanti, soprattutto il tuo personaggio, in realtà, nonostante tutto quello che le accade intorno, la guerra, la povertà, ha un unico obiettivo, no? Quello di preservare i suoi figli. Sì, ma con una consapevolezza relativa, è quasi una questione animale, no? Come si sopravvive alla guerra, o come ci si rende consapevoli della guerra, fin tanto che la guerra poi prevarica e non solo ammazza, ma leva identità, leva case, leva storie. E sicuramente c'è un aspetto ferino, un aspetto potente nella figura di Ida, ma non è un femminile che ruggisce, è capace semplicemente di portare avanti, no, la vita e appunto la sopravvivenza a testa bassa. E poi una storia al femminile, con protagonista femminile, diretta da una regista donna, sì, c'ha comunque un sapore diverso magari, no, rispetto... Beh, ha una voce diversa e sicuramente ha una voce più completa, è un mondo più rappresentato se c'è anche una donna ogni tanto a farlo. Esatto, allora senti, dacci l'appuntamento per la storia. Allora, vi aspettiamo da lunedì 8 gennaio su Rai 1 e su Rai Play, La Storia, diretto da Francesca Archibugi, dal romanzo di Elsa Morante, e non perdetelo. Perfetto, grazie e complimenti. Grazie a voi.